Preside Giuseppe Mingione, questa mattina una tavola rotonda, un focus e un momento di approfondimento per discutere di una problematica purtroppo particolarmente diffusa nel mondo giovanile, l'anoressia, un disturbo soggettivo, ma anche un momento di approfondimento scientifico-culturale. Assolutamente, e ho accolto con gioia questa proposta che è venuta dagli stakeholder del territorio, il comune, l'ASL, proprio per un'azione di sensibilizzazione verso i ragazzi. Purtroppo il Covid ha accentuato le problematiche psicologiche, come oramai è chiaro a tutti, e tra le problematiche psicologiche purtroppo anche le problematiche di tipo alimentare, come l'anoressia e la bulimia. Oggi, tra l'altro, capita anche il giorno dell'Obesity Day, quindi è doppiamente importante che riusciamo a sensibilizzare i ragazzi. Come stavo dicendo prima, è importante che i ragazzi, i compagni di banco, riescano ad individuare il disagio del compagno per poterlo poi segnalare o al docente o alle famiglie, perché spesso, ahimè, questi disagi né le famiglie né noi docenti riusciamo ad individuarli. Quindi abbiamo bisogno di una sensibilizzazione non solo, diciamo, della vittima del disagio, ma anche e soprattutto dei compagni, che possono così aiutare loro e aiutare noi e le famiglie ad individuare il problema. Stamattina stiamo qui in rappresentanza del comune di Torre del Greco perché con la consigliera Pomposo, che ha la delega benessere al cittadino, stiamo organizzando sul territorio di Torre del Greco un ciclo di seminari relativi ai problemi di disturbo dell'alimentazione. In questi incontri che abbiamo, ci sono stati a priori nelle varie scuole, sia con i dirigenti che con le insegnanti, abbiamo visto che questo tipo di argomento è un argomento molto sentito e quindi abbiamo deciso di organizzare e divulgare questa iniziativa. Questo mese, il mese di marzo, ricorrerà il giorno 15, la giornata del fiocco Lilla, per ricordare Giulia, una ragazza che è finita a causa di questo problema. Il papà ha voluto fondare un'associazione che è stata riconosciuta grazie a lui e tante persone che hanno sostenuto la giornata del 15 marzo, in ricordo di Giulia. E quindi proprio da qui partiamo dalle scuole per divulgare, sensibilizzare sia gli insegnanti che i familiari come affrontare i problemi dei disturbi dell'alimentazione. Un'iniziativa che ho fortemente voluto. L'ho proposta al sindaco e il sindaco immediatamente mi ha appoggiata, perché questo problema, l'anoressia e i disturbi alimentari, è un problema purtroppo che attanagliano i giovani, soprattutto dopo la pandemia, durante il corso del Covid. È un problema che viene nascosto, è celato da parte di tutti, invece i problemi devono essere messi fuori, perché i problemi quando si nascondono, crescono. Invece esporre i giovani devono sapere che noi siamo accanto a loro, siamo vicini in qualsiasi momento per qualsiasi problematica. Oggi magari parliamo dell'anoressia, poi parleremo di altri disturbi come la bulimia e altri disturbi alimentari. Oggi è un trampolino di lancio, partiamo dall'Istituto Pantaleo, poi abbiamo altre date, altre tappe, il 15 marzo, che è la giornata del fiocchetto Lilla, la giornata nazionale per i disturbi alimentari. Poi avremo, quindi il 15 marzo l'avremo a Palazzo Baronale, invece il 30 marzo l'avremo all'Istituto Nobel, al Liceo Scientifico. Stiamo un po' abbracciando tutte le scuole di Torre del Greco e purtroppo devo dire che confrontandoci con i dirigenti scolastici è un problema che è presente nella maggior parte dei giovani. Quindi vogliamo dare la possibilità di poterne parlare, di mettere fuori i problemi. E ripeto, questo è un trampolino di lancio, ci saranno poi un susseguirsi di sedute e perché no, magari organizzare un qualcosa sul territorio per queste problematiche. Ringrazio e saluto innanzitutto il preside Giuseppe Mingione dell'Istituto Eugenio Pantaleo di Torre del Greco per la calorosissima ospitalità ed è veramente prezioso portare i contenuti di questo momento e di questa ora o di queste ore che trascorreremo insieme partendo proprio dalla scuola, perché la scuola diventa il bacino più importante, ma diventa quella fucina, cioè quella fabbrica di idee e di personalità all'interno della quale ogni ragazzo svilupperà un proprio soggettivo percorso di vita. Ci sono dei momenti di grande difficoltà, di grande imbarazzo, dove tu devi fuggire da qualcosa. Da parte mia, io
io metto un attimo un freno, dico devo scappare, devo stare fermo, devo ritornare a casa, non voglio sentire più nessuno. Ecco, è un momento in cui io mi vado a rifugiare per cercare di aggrapparmi a un qualche cosa. L'anoressia, ma può essere anche l'obesità, cioè portare quello che è il mio momento di imbarazzo per aggrapparmi a qualche cosa.